Uè, bentornati all'Infiltrato, oggi ultima puntata della seconda stagione prima della pausa estiva e quindi quale argomento migliore del negazionismo climatico? Perché fa caldo, non so se ve ne siete accorti. Per chi vuole la sintesi della puntata, maledetti mafiosi, criminali, cazzari, filossionisti! Per tutti gli altri, l'allegro motivetto che ci accompagnerà nel corso della puntata è più o meno sempre il solito. C'è un'elite cattiva che ci nasconde le cose e ci vuole uccidere tutti. Stavolta manipolando il clima e generando emergenze per controllarci. La trama di questo nuovo episodio della saga del complotto è molto semplice. La narrazione sul clima è una falsità introdotta per porre in essere il grande reset, un cambio di sistema che ha come fine la schiavitù dei popoli attraverso l'introduzione di strumenti di controllo assoluto come la Carbon Card, un passaporto di impronta ecologica che si basa sulla bufala delle emissioni di CO2. Dando quindi per assodato il misfatto, cerchiamo di capire il movente. Sporco profitto? Non penso che si possa parlare solo di questo. Potrebbero trarre enormi profitti anche dai prodotti ecologici. Giusto, se lo scopo è far soldi, ci sono modi molto più semplici che non manipolare il clima per costringere la popolazione a comprarsi i ventilatori portatili dei cinesi. Guardate che i complottisti sono molto più logici che in passato. La ragione di queste scelte apparentemente insensate credo vada ricercata nel desiderio di alcune folli elite di creare distruzione. Vabbè, ci sta. D'altronde è alla base di qualsiasi film della Marvel. Di base le teorie dei negazionisti climatici sono due. E nonostante siano completamente in contraddizione, coesistono come se nulla fosse. Questa è la prima. I cambiamenti climatici non esistono. Easy. Quindi le catastrofi ci sono sempre state, l'uomo non ha colpe, bla bla bla. Questa è la seconda. Sono loro a controllare il clima e a modificarlo. Quindi scie chimiche, geoingegneria, inquinamento programmato, eccetera, eccetera, eccetera. Indipendentemente dalla versione preferita, loro ci tengono a sottolineare una cosa. Non sono negazionisti climatici. Perché la vedono un po' come un'offesa, come i Novax. Che non volevano essere chiamati Novax, perché no, guarda che se mi facevi un vaccino biodinamico integrale prodotto in 40 anni da un prologo del centro Italia, andava bene, lo giuro. Avete notato che qualsiasi opinione dissonante rispetto a qualsivoglia tema viene bollata di negazionismo? Che strana coincidenza, vero? Che ci vuoi fare? Il mondo della comunicazione ha bisogno di semplicità, di slogan. Non posso mica fare un titolo lungo come un capitolo dei Promessi Sposi. Stacce. Peccato che i negazionisti del clima siano le più eminenti personalità scientifiche, i premi Nobel, i più noti cattedrati ed esperti del mondo. No, questo non è vero. Di solito sono i reietti della comunità scientifica. Sono tipo il quarto portiere del Frosinone contro il Buffon dei tempi d'oro. Quello che richiami in campo dal pensionamento perché si sono infortunati i primi tre. Dall'altro lato troviamo invece i ridicoli propagandisti del fact-checking senza uno straccio di competenza, i ragazzini manipolati dall'informazione di regime. Iscriviti subito e condividi il video per entrare a far parte della community dei ragazzini manipolati dal regime. Mi trovi anche su Telegram e Instagram, link in bio. Il metodo solitamente è quello di identificare un nemico che stia sulle balle a tutti e scrivere bello in caps lock frasi decontestualizzate o semplicemente mai dette dal nemico in questione. Tanto figurati se qualcuno va mai a controllare, cioè l'utente medio di questi gruppi è una figura così pacata e razionale. Comunque, altra tecnica molto comune è quella di prendere selettivamente spezzoni di video a proprio favore o interventi troppo complessi per essere realmente compresi da chi mastica poco gli argomenti in questione, accompagnandoli da frasi che sottolineano quanto i nostri eroi abbiano massacrato il mainstream. Ora, vi riassumo con semplicità, giusto per farvi capire come funziona. Il contenuto di questo video era pressappoco questo. L'anidride carbonica non è una sostanza inquinante, è cibo per le piante. Se nell'atmosfera non ci fosse anidride carbonica, non potrebbe esistere la vita vegetale. Siccome la vita animale viene dopo quella vegetale, non potremmo esistere noi. Che regà, cioè, è anche vero. Questo non è un canale di approfondimento scientifico. Se cercate quello, andate per altri lidi. Comunque, non ci vuole un genio per capire che anche lo zucchero serva per vivere, ma se mi calo 2 kg di zucchero al giorno nel giro di una settimana, crepo. Eppure no.
gli hanno fatto talmente tanto il lavaggio del cervello che questi, pur di sentirsi dire che non è colpa nostra, che non c'entriamo niente col surriscaldamento globale, loro selettivamente cercano solo chi ciecamente confermi le loro idee. E d'altronde, oh, l'ha detto il dottor Mariottide, che è un agricoltore e anche informato. Cioè, sei informato, credenziali inattaccabili. Qualcuno, perché tra i negazionisti c'è anche chi è più razionale, non è che sono tutti dei babazzi, non sto dicendo questo. Dicevo, qualcuno prova timidamente a far notare che le cose riportate negli spezzoni video potrebbero essere un pelino superficiali. Ma niente. Vuoi prenderci per il culo? No, perché sappi che non ti è permesso. Alla prossima cazzata da gatekeeper del mainstream vieni bannato. Al che lui prova a far capire che un minimo di competenze per poter parlare ce le avrebbe. Moderai Tony, sono un ingegnere nucleare e di scienza ne so e come. Quali sono le tue qualifiche? Ma niente, sono degli schiacciasassi che non guardano in faccia nessuno. Buongiorno, sono un nessuno qualunque, ma la logica non mi manca. E non sento senso di inferiorità, egregio dottor ingegnere. La CO2 non è affatto un problema. Se venisse a mancare, si interromperebbe il ciclo vitale. Riassumendo, non è un problema. Cioè, non ha dimostrato nulla, non ha riassunto nulla, però è convinto di averlo fatto. Io, veramente... Ma ancora credono nel CO2, 0,038% CO2 nell'aria. Ad essere sincero ci ho creduto anche io. Le multinazionali pompano CO2 nelle serre. Vuoi vedere che un po' di CO2 in più fa bene al pianeta? Ma che cacchio c'entra? Ma pure noi siamo fatti al 60% di acqua. L'acqua è alla base della vita, ma se te l'aumenti al 98% diventi una medusa. Cioè, ogni cosa ha la sua misura. L'altra balla è la sovrappopolazione. Se ci mettiamo vicini vicini, stiamo 8 miliardi di persone su Costa Rica. Ma cosa c'entra? Ma il problema è il consumo delle risorse. Tu puoi pure stipare 100 persone in una stanza, ma a meno che tu sia Gesù Cristo, non le sfami mica con una baguette. Ma facciamo un po' d'ordine, che è vero già che sta diventando una puntata lunghetta. La spezzo in due, così ci guadagno il doppio. Oggi parliamo solamente di cambiamento climatico e settimana prossima invece ci concentriamo sulla crisi energetica. Spezziamo in due, così finiamo la stagione col botto. Per non perdere il prossimo episodio, iscrivetevi ed attivate la campanellina. Dunque, cambiamento climatico. Esiste o non esiste? Scienziati, fisici e climatologi di fama mondiale smontano la bufala dei cambiamenti climatici. Siamo nel 2008 ed il regime consentiva ancora che le voci più autorevoli si esprimessero. Il regime non aveva pensato che questi esperti hacker sarebbero riusciti a recuperare dei materiali in rete risalenti al lontano 2008. Comunque mi chiedo, ma cosa servono gli esperti di fama internazionale quando sono sotto gli occhi di tutti le prove? Intanto ieri alla COP ho comprato i fagiolini che vengono dal Senegal, Africa. Purtroppo li ho presi distrattamente, me ne sono accorta a casa. Ho pensato subito a quanta siccità deve esserci in Senegal per colpa del riscaldamento globale. Ha! Una prova schiacciante! Voglio dire, a parte l'insensatezza di pensare che visto che c'è la siccità non possano coltivare dei fagiolini, ma voglio dire, l'Africa è grande 3 volte l'Europa, non è mica tutto deserto del Sahara. C'è la foresta tropicale in Senegal. Comunque, questo per dire cosa? Che per loro è tutto semplice, semplicissimo, cristallino. Gente che non ha le competenze per comprendere come funziona il pianeta eppure pensa di saperne di più del 98% degli scienziati che hanno dedicato la loro intera vita al suo studio. È una balla! I cambiamenti climatici ci sono sempre stati, sono ciclici e dipendono da fenomeno astronomico. Da fenomeno astronomico, non meglio specificato, ma tranquilli perché ce lo spiega la community. Chi ha memoria e cervello lo sa bene che i cambiamenti sono sempre stati ciclici. C'erano anche 50 anni fa. 50 anni fa mi sembra un orizzonte temporale perfetto su cui fare assunzioni. D'altronde, nel 93 è uscito Jurassic Park e c'erano ancora i dinosauri. Come minimo 50 anni fa c'era ancora la Pangea. Comunque cambia l'inclinazione dell'asse terrestre non si può sentire. Siamo su un piano, eppure fermo. No, ma infatti, cioè avete capito? Dissa lo scienziato che dissa i poteri forti. C'è un nuovo supereroe in città. Soprattutto fermo. Siamo piani e statici. E dopo Batman, giustamente arriva Robin. È scritto anche nella Bibbia, in Giobbe, dove l'orsa creerebbe o avrebbe influenza sulla Terra. Giustamente la Bibbia mi sembra un'ottima fonte, cioè Dio top influencer. Influencer in tutti i sensi, visto che modifica il clima. Gli squilibri cosmici influenzano il nostro clima e la struttura interna ed esterna del pianeta che ci ospita. Non dipende da noi, non possiamo farci niente. Che devo dire che ci sta. Saperlo anch'io l'avrei usata come scusa, ma non è che ho preso 2 per colpa mia, sai? Gli squilibri cosmici.
Poi naturalmente le prove sono semplicissime, però quello che ci sta a monte, le cause, quelli sono dei complottoni mega galattici che non capisce nessuno. Il principale indiziato per loro è la famigerata Agenda 2030, che in teoria è un programma d'azione per lo sviluppo sostenibile. Ma per loro, Agenda 2030, non possiederai nulla e sarai felice morto di fame, disoccupato a mangiare insetti, ma sarai felice perché avrai salvato il pianeta. Chi avrà ancora qualcosa probabilmente morirà bruciato con la sua auto elettrica. Tra l'altro l'Agenda 2030, indipendentemente da come stia andando, è stata firmata da tutti i paesi membri dell'ONU, ma per loro la vittima è sempre l'Italia. Poveri stolti. Dall'altra parte del mare non hanno mai sentito nominare Green e vivono benissimo. Sono felici. Sì. Dall'altra parte del mare sì che si sta bene in quei paradisi ipersviluppati che sono, la Libia o il Montenegro. Che invidia. L'orologio climatico. 6 anni per fermare il riscaldamento globale o sarà la fine? Cosa sono gli orologi climatici? Sono dei countdown installati in alcune città per sensibilizzare sul surriscaldamento globale. Ci avvisano di quanto tempo ci manca per evitare un surriscaldamento letale per il pianeta. Ma per loro no. Avete poco di fare rivoluzione nelle piazze, perché non saremo aiutati dal resto dei dormienti pieni di deep snow chip addosso, perché li spegneranno appena il 5G sarà ovunque capillare. Bisogna pregare Cristo. Lo dico principalmente a quelli che non credono. Per loro gli orologi climatici sono dei segnali mandati dall'elite di cui la gente lobotomizzata non si accorge, nonostante siano dei cazzo di LED lunghi 10 metri. Guarda caso, giusto in tempo per l'agenda 2030. Ma che cazzo. Ma che caso cosa che il countdown finisce nel 2029? Manco la matematica! Basta spaccarli questi cazzo di orologi. Una fionda ed il gioco è fatto. Esimio, forse le sfugge una cosa. Non sono gli orologi a mandare avanti il tempo. Se anche dovesse rompere un orologio, non è che si ferma il tempo, il piano continua ad andare avanti. Re Carlo, marionetta degli Elohim. Vabbè, basta che ci sia qualcosa di vagamente tecnologico attorno e non si fidano. È uno strumento dell'elite. I veri obiettivi dell'IT Alert, il sistema di colpevolizzazione con punteggio a scalare, il parallelismo con i chip di Pfizer. Cos'è IT Alert? È un sistema di allarme pubblico in sperimentazione che avvisa i presenti in una determinata area di imminenti catastrofi. Ma per loro no. Leggetelo al contrario. 3 lati, ossia i lati del triangolo. Inserite un occhio al suo interno e tutto torna. È unicamente controllo sociale. Lo si intuisce solo dal fatto che si è autoinstallato senza il mio consenso. Sti demienzi. Significa che stanno preparando altri eventi catastrofici. Anche perché ci sono strumenti molto più semplici su via. Per quale ragione avete inoculato un malware di stato a basso livello nei cellulari? Una specie di virus che può anche prenderne il controllo. Non bastavano gli SMS se lo scopo era solo quello di avviarsi di un rischio incombente? Anzi, sai che c'è? Ragazzi, è l'app che crea i terremoti. D'altronde, ci sono antenne 5G spuntate come funghi durante la psicopandemia. Ma per fortuna ci sono le soluzioni. Non potrebbe essere utile disfarsi definitivamente degli smartphone tutti quanti? Non siamo obbligati ad averli, o siamo noi tutti che non vogliamo restare senza? Ma stai scherzando? E come fai poi a lamentarti su Telegram? Ok, vogliono la guerra? Costruiamoci una valvola antisismica di Ghina, una per ogni casa o più grande per ogni isolato, e gli rimandiamo indietro le frequenze HARP. Se non sapete cosa sia una valvola di Ghina, è una spirale metallica arcobalenosa da piantare in giardino. Ci ho anche fatto un video riguardo, lo trovate qua sopra o in descrizione. Comprate corde, alberi li avete. Ma infatti, ma cosa ci vuole? Ma pigliati una corda e legati la casa agli alberi. Un'altra cosa che mi fa impazzire, e poi chiudo, riescono sempre a infilarci in qualsiasi modo, la guerra in Ucraina, i vaccini, non ce lo dicono vari. Le guerre producono più anidride carbonica e veleni rispetto alle automobili e ai comuni cittadini. Le ramanzine valle a urlare davanti al governo che dona soldi e armi a un paese lontano. Basterebbe vietare le guerre. Babbazzi. A volte, però, e qua chiudiamo la puntata con un velo di tristezza, si distano tra di loro. Perché non so se l'avete capito, ma loro sono i più intelligenti del pianeta e il restante 98% delle pecore lobotomizzate. Questa bufala del cambiamento climatico sarà ancora più difficile da far capire alle persone di quanto lo sia stato con la pandemenza. O amici Novax, che questa se la stanno bevendo tutta. Purtroppo sono 40 anni che ci parlano dei ghiacciai che si sciolgono, buco dell'ozono, livello del mare che si alzerà e stanno quasi tutti a pensare al pallone e alle minchiate. I miei cani sono più intelligenti.
E quindi niente, ho voluto spezzare in due la puntata perché c'è ancora tanta, tanta ciccia da grigliare sotto il sole cocente a 50 gradi, quindi vi do appuntamento a settimana prossima per chiudere la stagione col botto con la seconda parte della puntata. Io vi saluto, se non siete iscritti vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanellina così non ve la perderete. Ciao!